La manifestazione a Susa. Ciao a tutti, io passo immediatamente la parola invece ad Ermelinda perché vuole fare una comunicazione. Buonasera a tutti e a tutti. Io, due cose: una, vi faccio un piccolo bilancio di un'iniziativa che c'è stata oggi pomeriggio. E praticamente alle 18 una iniziativa autoconvocata dalle donne, ma dove hanno partecipato anche i nostri cari uomini NOTAV, e siamo andate a Rivoli davanti alla caserma degli Alpini, abbiamo fatto volantinaggio, ho messo le bandiere, lo striscione, eravamo 35-40 persone, poi sono arrivati 6 o 7 blindati pieni di uomini che si sono schierati per difendere gli Alpini, per cui c'era la polizia che difendeva gli Alpini. E comunque abbiamo visto che è stata una buona iniziativa, perché a quell'ora lì si può volantinare molto bene, e tra l'altro le persone nelle macchine non erano assolutamente ostili, ma abbassavano i finestrini in maniera da poter prendere il volantino, quindi abbiamo pensato che siccome è andata bene si può ripetere. È stata un po' segreta, infatti molte di voi ho sentito che non lo sapevano, la prossima volta cercheremo di essere meno segrete, però è stato importante perché siamo arrivati lì e non c'era nessuno, insomma, quindi l'effetto sorpresa c'è stato. E poi volevo dirvi che da domani sarà poi in pubblicità nei nostri siti, insomma nelle nostre cose, la giornata del 24, la serata del 31 di ottobre, dove le donne andranno in clarea e ci sarà un rito collettivo in difesa della terra. Quindi invitiamo tutte le donne alle ore 21 a Giaglione, ma anche gli uomini, comunque le donne fondamentalmente, alle ore 21 al campo sportivo di Giaglione, si parte e si torna insieme, portatevi parrucche, amuletti, discorsi, insomma tutto quello che vorremmo portare alle reti. Grazie. Allora, visto che siamo nel tema delle comunicazioni, andiamo avanti con le comunicazioni, così le facciamo. In fondo, anzi all'uscita lì, proprio nell'entrata, c'è una cassetta. Bisognerebbe ricordarsi di mettere qualcosa dentro, perché questo ambaradan qui ha dei costi non indifferenti di gestione e noi dobbiamo contribuire a mantenerlo. E quindi è importante che ci diate una grossa mano in merito. Ricordo a tutti che domani sera qui c'è una serata del grande cortile, pomeriggio, stavo già di nuovo sbagliando tutto. Allora, siccome sono così abituato a farlo di sera, qualcuno gentilmente che ha organizzato sta roba viene su a dirla, che così evito di farmi delle figure, dei numeri, grazie. Naturalmente è Pan Kang Kai Lan, perché non so neanche bene il titolo, il fatto è questo, capite? È beato fra le donne, per quello che non capisco. Va bene, fuori, così, carca miseria. Guarda che sei in streaming, ti sento da tutta Italia, quindi... Allora, domani alle ore 15, in questo stesso salone c'è un pomeriggio del grande cortile, dove ci sarà Ugo Mattei e altri, il Teatro Valle, eccetera, per presentare il discorso dei beni comuni e per approfittarne di fare una chiacchierata con dei giuristi sulla repressione mostruosa giuridica che c'è qui in Valle di Susa. Questo è quanto. Quindi lo ricordo a tutti, domani pomeriggio, non domani sera come ho detto io, domani pomeriggio alle ore 15 qui. Cerchiamo di esserci, di essere in tanti, e di essere puntuali. Dovrei aver dimenticato niente. Allora, ciao a tutti, anch'io inizio dicendo che per me ieri sera Francesco e Lele hanno infilzato come due farfalle i due degni rappresentanti di questa classe politica,
che ha mostrato a tutti, a tutta la nazione, la propria impreparazione, la propria arroganza. E va bene così. Per noi è stata una grande iniezione di entusiasmo, di positività, di forza per andare avanti. Quindi grazie a Francesco e a Lele. Allora, sicuramente Alberto dirà molto più di me dell'assemblea, anche Lele e anche i giovani Notav, il comitato giovani Notav è un'assemblea che non chiama la mobilitazione nazionale, ma la mobilitazione della valle sì. E poi, come al solito, tutti gli amici che vorranno essere presenti con noi il 16 novembre saranno ben accolti. La manifestazione, che come dice il bellissimo manifesto che è stato fatto, è contro la distruzione e l'occupazione militare del nostro territorio, e comunque per ricordare che la resistenza è un diritto ed è anche un nostro dovere nel posto dove viviamo, è una manifestazione contro il furto di denaro pubblico e serve soprattutto a ricordare che mentre si vuole fortemente fare un'opera faraonica ed inutile, le nostre scuole cadono a pezzi, gli ospedali non usano tutti i servizi, anche lo studente per i pendolari stanno... un periodo molto pesante, c'è una pesantissima militarizzazione, lo sanno coloro che vivono a Susa, ma forse quelli che non vivono a Susa non se ne rendono conto. Noi giriamo per la città e vediamo militari ovunque, militari in antisommossa, non è una bella vista. Ed è comunque il presagio, secondo me, di qualcosa che nel futuro potrebbe peggiorare, diventare qualcosa di diverso, qualcosa di insopportabile. Noi a Susa come attivisti subiamo tutta una serie di minacce, dalle lettere anonime con insulti, alle lettere che ci minacciano di morte, ai volantini sparsi nella città con minacce di morte, anche al giornale diocesano che copre in modo vigliacco persone che ci insultano a più riprese. Devo sottolineare però che il direttore questa settimana ha fatto ammenda in qualche modo e speriamo che queste cose non accadano più, e comunque siamo sottoposti a una tensione altissima. Quindi vogliamo che questa manifestazione venga fatta a Susa, perché a Susa purtroppo, speriamo no, non capiti mai, ma a Susa vorrebbero fare capitare l'innominabile. Quindi io porto anche un suggerimento, un'idea che mi è stata data oggi da Luca Giunti, che non può essere qui perché è una serata sempre di informativa sul TAV a Orbassano, che lo dice proprio come suggerimento, lui suggeriva di fare durante la manifestazione un qualche cosa di fortemente impattante dal punto di vista mediatico, che può essere un flash mob, il sedersi tutti per terra, io già non ci riuscirei, sedersi tutti per terra per 10 minuti, oppure non so, fare qualcosa, qualcuno avrà delle idee migliori di queste, probabilmente si potrebbe provare. Per me tutto quello che dovevo dire l'ho detto, io spero che saremo in tanti, che saremo tanti anche di Susa, spero che i cittadini di Susa finalmente si sveglino, forse cominciano a capire che la militarizzazione non porta assolutamente, come dice qualcuno, a Susa progresso insieme alla grande opera, o fa sentire i cittadini più protetti, tutt'altro. Quindi speriamo appunto che il 16 novembre sia anche una grande festa, ma anche una bella giornata di lotta. Grazie. Siccome ci teniamo particolarmente e questa manifestazione del 16 novembre, che si ricollega anche come data alla grande manifestazione del 16 novembre 2005, sia una manifestazione di tutti quelli che si oppongono al TAV, riteniamo che sia particolarmente importante tenere unito il fronte e quindi avere con noi i sindaci Notav,
gli amministratori NOTAV. Questa sera Sandro Plano è qui con noi e ci dirà lui le loro, la loro vicinanza e la loro adesione alla manifestazione. La parola a Sandro Plano, presidente della comunità montana. Grazie, grazie Alberto, buonasera a tutti voi. Io porto quello che sono le considerazioni fatte dagli amministratori comunali in questi lunghi giorni di dibattito. Come avete potuto capire da tutta una serie di indicatori, dagli articoli dei giornali, dai social network, siamo oggetto di una campagna violentissima che sta tentando di trasformare questa lotta in una lotta illegale, una lotta che in qualche modo va contro quelli che sono i canoni del vivere civile. Credo che questa campagna mediatica sia sotto gli occhi di tutti. Io vorrei fare complimenti a Gigi Richetto e Larizzo che ieri sera che ieri sera hanno comunque saputo impostare una trasmissione che ci ha dato respiro e ci ha dato forza. Il tema degli amministratori è molto semplice. Tutti gli amministratori, i sindaci vogliono partecipare esclusivamente a manifestazioni che hanno alcune parole d'ordine molto chiare. Quelle che abbiamo stabilito noi nel manifesto che faremo come amministratori e come comunità montana si richiamano a quelle della Rivoluzione francese. In effetti noi vogliamo prima di tutto legalità a 360 gradi, legalità nei comportamenti, legalità nelle procedure di affidamento dei lavori, legalità in tutto quello che ci può essere di rappresentazione di questa vicenda, e credo che questa sia una necessità importantissima. Quindi quello che rivendichiamo, quello che esprimiamo noi nel nostro manifesto è proprio questo. Poi vogliamo la libertà. In effetti siamo sotto scacco perché vogliono impedirci con questa manovra, vogliono impedirci di parlare. C'è stato un attacco durissimo alle comunità montane proprio perché la nostra in qualche modo incarnava questa volontà di difesa del territorio. Quindi una delle parole chiave del nostro manifesto sarà proprio questa: libertà di espressione a tutti gli effetti. Il governo e la critica che stiamo facendo noi a questo governo, a questa maggioranza, è che sta trattando esclusivamente quei comuni che sono d'accordo, Susa e Chiomonte. Gli altri li trascura completamente, non è che li trascura perché non ha niente da dire, non vuole parlare con le altre amministrazioni. E credo che questo sia un indice del livello di cultura istituzionale di questa fase politica. Sono venuti in questa valle tutti i ministri, non si sono degnati di avvisare nella comunità montana, ma per carità non vogliamo tanto onore, ma nessun altro amministratore presente in questa valle. Quindi credo che questo sia un elemento gravissimo sotto il profilo istituzionale. Volete i comuni di centrodestra. L'altro aspetto che vorrei evidenziare in tutta questa vicenda è che mi ricordo che nel 2010, quando mi sono presentato come rappresentante di questa comunità montana all'osservatorio, sono stato garbatamente messo alla porta in modo istituzionale quando Letta, lo zio, ha scritto su un comunicato di stampa del governo che questa comunità montana, cioè la maggioranza regolarmente eletta, non si connota col profilo istituzionale adatto a rappresentare la pluralità degli interessi della valle. Non siamo adatti noi, sono adatti tre sindaci che in qualche modo accettano questa situazione, quindi questa la dice tutta. Quindi noi vogliamo in questo senso ribadire che se ero un politico io che non potevo partecipare all'osservatorio, qualcuno mi deve spiegare perché hanno messo come vicepresidente dell'osservatorio l'onorevole Osvaldo Napoli, che oltretutto è anche della Val Sangone. È uno dei classici misteri della politica e di questo momento politico che stiamo vivendo. Poi vogliamo verità, che sarà il terzo punto della,
del nostro manifesto, vogliamo verità su tutto quello che sta succedendo in questa valle, perché ci sono troppi lati oscuri, troppe vicende che non riusciamo a spiegarci e troppe verità conclamate da parte di alcuni giornalisti. E io vi faccio un esempio: io lavoro nel settore autostradale e conosco quelle che sono le dimensioni delle macchine che operano nelle gallerie. Allora la maxi talpa, il mostro, la talpa mostro, tutto quello che viene definito come enorme, gigantesco per accreditare questa via dei lavori, in realtà è una talpetta sotto il profilo delle dimensioni, perché è un quarto di quelle che generalmente operano nei tunnel autostradali e ferroviari. Ma questa la dice lunga sul come i giornali rappresentano questa scenografia. Quando ieri sera lei ha posto questa domanda semplicissima: ma sai cos'è quella roba lì? Nessuno ha saputo rispondere e dire che quello non è neanche un tunnel di servizio, ma per adesso è un tunnel geognostico. Eppure tutta Italia è convinta di questo. Quindi io ho cercato di esemplificare quelle che sono le parole d'ordine che daremo noi come amministratori, nel senso che porteremo avanti questo. Ne approfitto, ancora tempo, 2 minuti? Ne approfitto anche per dire che stiamo sviluppando un'iniziativa con il Comune dell'Aquila, perché abbiamo constatato che in questa finanziaria, e questo ci arriva dagli amici dell'Aquila, in questa finanziaria, come si diceva, sono tutti occupati allo scontro fra falchi e colombe, hanno dimenticato l'Aquila dei finanziamenti. Quindi abbiamo contattato le forze politiche di questa città e in qualche modo dovremmo fare delle azioni comuni, perché riteniamo che l'Aquila, come molti altri interventi nel settore idrogeologico nelle scuole, siano degli interventi prioritari, e quindi noi, con tutte le forze politiche che ci stanno, vorremmo ridiscutere le priorità di questa nazione. Ci stiamo occupando del superfluo e tralasciamo l'indispensabile. Questo è un po' credo l'elemento che stiamo vivendo noi. Quindi io chiudo dicendo che collaboreremo a questa manifestazione, in che modo poi lo vedremo magari con gruppi più ristretti, con queste nostre indicazioni. Mi auguro che sia, come al solito, e sono sicuro di questo, una manifestazione assolutamente tranquilla, ignorata probabilmente dai mass media, ma credo che dovremmo in questo momento veramente ricompattare tutto il fronte e dare delle risposte precise in questo senso. Grazie a tutti voi. Ringrazio Sandro Prato. Nicoletta vuole dire alcune cose in apertura dell'assemblea. Allora, molto brevemente, per ricordare un'iniziativa importante, quella che si è svolta a Roma il 18 e soprattutto l'iniziativa dei movimenti il 19 scorso. È stata un'iniziativa grande, importante e bella. Nonostante le premesse dei profeti di sventura, è stata un'iniziativa dove la presenza popolare si è dimostrata forte e sicuramente vincente. I numeri, ma soprattutto il clima, quel clima di gioia, di determinazione, e le bandiere NOTAV che sventolavano in tutto il corteo nonostante la scarsa presenza della valle. C'erano tutti, proprio perché era un popolo che lottava contro lo spreco del territorio, delle forze umane, del denaro pubblico, e ci siamo sentiti perfettamente in sintonia, perché come noi difendiamo la nostra casa,
che questa valle, così loro difendevano il diritto alla casa, quei soldi che vengono utilizzati per distruggere il territorio dove noi viviamo e dove tante realtà vivono, sono poi quelli che vengono sottratti per il diritto ad avere un tetto comodo, un lavoro decente, una scuola pubblica che sia efficiente, le cure ospedaliere. Allora, erano questi i temi che si sono imposti potentemente. Una bella parte del corteo era poi rappresentata dai lavoratori migranti, che per la prima volta hanno trovato la forza di uscire apertamente. C'erano le famiglie, quelle famiglie che tanti compagni hanno anche aiutato a trovare casa, perché la situazione che si svolge a Torino è la stessa che si svolge a Roma e da tante parti d'Italia. Quei migranti su cui il potere che si annida davvero nel Parlamento, a partire dal Presidente della Repubblica, fanno finta di piangere lacrime finte, e che lì invece rivendicavano il loro diritto ad essere persone, ai diritti che sono diritti di tutti. C'erano con i bambini anche, quindi è stato un clima veramente molto bello, e io ero felice di essere in mezzo a tutti quanti loro. Roma era blindata, come ben conosciamo, anche nella nostra valle, e quindi il clima era quello di casa anche per quel motivo. La solidarietà per il movimento Notav è stata tanta, gli applausi al passaggio del nostro striscione ci sono stati, e quindi davvero si respirava un clima rispetto a cui la valle era meno che mai isolata, era presente in quelli che sono andati non solo a rappresentarla, diciamo, numericamente, ma a portarne le istanze. E allora io questo voglio dire: la nostra forza, ricordiamola, è grande perché tante altre realtà cominciano ad alzarsi in piedi e a lottare, e non lo dobbiamo dimenticare, e questo deve farci sentire meno soli, ma anche molto più aperti alla solidarietà rispetto a tutti coloro che con noi cercano di cambiarlo per davvero questo mondo. C'è un'altra scadenza che sarà importante per noi e per loro, e le realtà che hanno messo in piedi la manifestazione di Roma vogliono attivarsi e chiedono naturalmente la presenza in primo piano di questa valle e di questo movimento. Il 20 o il 21 novembre a Roma ci sarà Hollande, perché vorranno ribadire i famosi accordi per la Torino-Lyon. Allora, non facciamo l'errore di non interessarci a questo, dobbiamo andare, dobbiamo cominciare a prepararci ed esserci in questa Roma che davvero parlava parole di liberazione. Per cui io credo che, e questa è la proposta che voglio fare, dobbiamo organizzarci ed andare. Un'altra cosa voglio dire: ci sono anche stati dei ragazzi arrestati, come avete sentito, durante la manifestazione. Sono tutti quanti a piede libero, erano con noi, erano parte di noi, e bisogna, io esprimo davvero grande solidarietà a loro, come a tutti i nostri compagni che per la nostra lotta hanno sofferto carcere, fogli di via, e ancora adesso vanno ai processi. Oggi c'è anche stata l'ennesima seduta in aula bunker, per cui un abbraccio anche a tutti questi compagni.
avevo dimenticato un'altra cosa, quindi la convocazione per il 31, giovedì 31, ore 21 a Giaglione per la notte delle masche libere in Clarea, e poi domenica 27, quindi domenica prossima, alle ore 21 invece al Visrabbia, dopodomani, ad Avigliana, faremo una riunione delle donne per organizzare le iniziative di novembre. Come sapete, il 25 novembre è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, e quindi noi ripetiamo l'iniziativa dell'anno scorso legando il discorso della violenza sulle donne alla violenza sulla terra. Quindi il 27 domenica c'è questa assemblea di tutte le donne, vi invito a partecipare al Visrabbia ad Avigliana per organizzare questa giornata. E invece è già in campo un'assemblea che parlerà di femminicidio, del decreto sul femminicidio e della violenza sulle donne sulla terra il 9 di novembre in sala consiliare, però seguiranno poi aggiornamenti. Volevo solo ricordarvi l'assemblea per dare modo alle donne che sono qua di organizzarsi per poter partecipare. Grazie. Nicoletta ha già parlato della risposta forte che dobbiamo essere in condizioni di dare al vertice di Roma. Si stanno preparando tutta una serie di iniziative, anche istituzionali, molto interessanti. Ci sarà in Parlamento un seminario, diciamo, per illustrare a quegli ignoranti dei parlamentari che cos'è il TAR. Abbiamo visto ieri sera che non sanno neanche di cosa parlano. Adesso vorrei introdurre questa assemblea. Questa assemblea che è stata convocata per decidere questa grande manifestazione che bisogna dare, che bisogna fare, e che non a caso abbiamo scelto come data il 16 di novembre. 16 di novembre perché la settimana dopo, il mercoledì, c'è il summit a Roma, e noi vogliamo dare comunque un segnale forte di opposizione a questo scempio che vogliono portare avanti. Scempio innanzitutto di finanze pubbliche, scempio di una valle, scempio di un territorio. C'è stata l'intervista di Crosè alle Iene. A molti forse è sfuggita l'ultima frase che ha detto il Presidente della Commissione Mobilità 21, perché era messa in fondo, ma io credo che sia la cosa più importante che ha detto quest'uomo. Alla precisa domanda del conduttore che gli chiede: allora vuol dire che la Torino-Lione non si farà? Lui risponde: la politica non può dire che non si farà, perché le grandi opere servono a far sognare il popolo. E poi aggiunge: è deprecabile, ma purtroppo è così. Allora, in realtà, questa grande opera è un alibi per mangiare dei soldi pubblici, come abbiamo sempre detto, è il bancomat dei partiti, è il portafoglio delle mafie,
le mafie, non la mafia, le mafie, ce ne sono tante, di tanti colori e di tanti aspetti. Ebbene, in realtà quest'opera non interessa a nessuno, tantomeno ai due governi, che non sanno neanche di cosa stanno parlando. Ma serve per far sognare il popolo, e aggiungo io, perché Crosè non l'ha detto, e ingrassare il portafoglio delle solite lobby del tondino e del cemento. Questo è il problema, e allora noi dobbiamo impedirlo, dobbiamo far sì che questo sogno diventi un incubo, perché la gente si renda conto che ogni centesimo messo in quella grande opera, anziché essere un sogno, è un centesimo sottratto ai loro servizi, sottratto alla scuola, sottratto alla sanità, sottratto alle pensioni, sottratto alla ricerca, sottratto all'edilizia scolastica, sottratto alla cura e alla manutenzione del territorio. E allora noi proponiamo qui all'Assemblea e chiediamo all'Assemblea di approvarla e di farsene carico, perché l'Assemblea deve farsi carico di questa manifestazione, non può essere organizzata solo dai comitati. L'Assemblea deve farsi carico, ognuno di noi, ognuno di voi deve farsi carico in prima persona della riuscita di questa grande manifestazione, e deve farla diventare grande. E allora abbiamo preparato un manifesto, questo manifesto ve lo voglio illustrare qui, e poi chiederò la vostra approvazione per questo manifesto, perché non è ancora stato stampato, sono delle bozze. Inizia: contro la distruzione e l'occupazione militare della valle. Non ne possiamo più. Ci stiamo abituando a delle cose che non sono assolutamente normali. E questo è un dato gravissimo, perché quando la gente si abitua alla non normalità, è il primo passo verso la catastrofe democratica, la catastrofe civile, prima che la catastrofe naturale. E contro questa distruzione noi diciamo che resistere è un diritto e resistere è un dovere. Non è solo un diritto, è un dovere. Ognuno di noi deve resistere. E così mi beccherò un'altra denuncia dai soliti, noti, solerti procuratori per incitamento a violare le leggi. Ma ciò nonostante, io vi invito veramente tutti a resistere, e voglio ricordare che il primo che ha detto queste cose è stato Dossetti, che non era un notabile, che non era un eversore, era un padre costituente. E Dossetti ha proposto di inserire nella nostra Costituzione quello che c'è in altre Costituzioni, cioè il diritto alla resistenza contro le leggi ingiuste e immorali, le leggi che vanno contro il popolo. Non gliel'hanno fatta passare. Ciò nonostante c'è, e c'è nelle verbalizzazioni dei lavori preparatori per la Costituzione. Allora, questi sono intanto l'incipit
di questa manifestazione. Questo è, chiudete quella porta, che così loro parlano tranquilli di là e noi parliamo tranquilli di qua. Grazie. Dicevo, questo è l'incipit della manifestazione. Questo è il titolo, se vogliamo. Ma poi ci sono le parole d'ordine forti. E sono parole d'ordine che vanno oltre la valle. Sono parole d'ordine che vanno in tutto il paese, specie in questo momento. Perché noi dobbiamo scendere in piazza il 16 novembre per dire no al furto di denaro pubblico. Perché di questo si tratta. La Torino-Lione non è, come ha detto quell'onorevole ignorante, perché ignora, di ieri sera in trasmissione, che è per il futuro dei nostri figli e nipoti. No, signora, se la fate verrà cancellato il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti, perché questa è un'opera fatta a debito, un'opera fatta senza i soldi, un'opera ingrassando ancora una volta le banche. Andate a leggervi sui giornali che lo pubblicano, e sono pochi, quanti soldi alle banche ha regalato questo governo. Cifre spaventose. Poi noi scendiamo in piazza contro la repressione politica, giudiziaria e mediatica del movimento NoTax. Perché mai nella storia c'è stato un attacco così forte, così violento, così falso, così immotivato, così pieno di menzogne come quello che stiamo subendo come movimento NoTax. Oggi a Rivoli, l'ha ricordato prima Ermelinda, oggi pomeriggio c'è stato un volantinaggio. Non si è occupato la strada, non si è fermato nessuno, non si è fatto nulla. Allora, il diritto di esprimere le proprie idee per i NoTax non esiste più. Tutti sono stati identificati. Tutti sono stati registrati e chi non aveva i documenti è stato fotografato. Ancora un po' gli prendevano pure le impronte digitali. Questa è una cosa che non è normale. Questa è una cosa che noi non possiamo continuare ad accettare. E guardate bene, che come diceva prima Doriana, si sta facendo il callo queste cose, ed è estremamente grave. Io l'anno scorso ho avuto la fortuna di poter girare tutta la Danimarca, 10 giorni, non proprio tutta, ma insomma, un bel po'. In 10 giorni non ho visto un poliziotto. In 10 giorni. Oh, no, no! A Copenaghen in 3 giorni ne abbiamo visto 2 pattuglie di 2. La prima pattuglia abbiamo capito che erano dei poliziotti perché erano seduti praticamente quasi appoggiati contro 2 moto che avevano scritto Polti sopra, e allora erano evidentemente dei poliziotti. Io credo che non sia mica normale vivere in un posto dove ti fermano tutti i momenti, dove in mezzo alle strade continuano a girare persone in tenuta antisommossa. Guardate che non è normale. È una cosa estremamente grave, è una cosa da paesi sotto dittatura.
Allora, non facciamo il callo su queste cose, non possiamo permetterci il lusso di farci il callo. Poi noi il giorno 16 di novembre scendiamo in piazza per un lavoro utile e dignitoso. Noi non possiamo limitarci a chiedere lavoro per il lavoro, perché guardate che anche quello del boia è un lavoro. Anche quello dei soldati che vanno a portare la pace, tra virgolette, ammazzando la gente in Afghanistan e negli altri posti dove andiamo a portare la pace, è un lavoro. Quello è un lavoro anche ben pagato, ma è un lavoro sporco, un lavoro che non si può accettare. È un lavoro immorale. Noi vogliamo scendere in piazza perché ci sia per tutti un lavoro utile, dignitoso e, io aggiungo, retribuito in modo consono. Hanno detto che facevano il cantiere per dare lavoro alla valle. Guardate che nell'accordo che vogliono far passare adesso in Parlamento, quello firmato dai due governi l'anno scorso, al 30 di gennaio, a Roma, c'è scritto che in realtà lì si potranno tranquillamente portare lavoratori sottopagati con contratti fatti in Romania e pagati anche in nero. Se andate a cercarvi su uno degli ultimi numeri dell'Espresso, c'è un bellissimo articolo in cui spiega esattamente come si fa a funzionare questa roba, perfettamente legale. In quel contratto, in quell'accordo, è addirittura citato quell'articolo che lo fa diventare perfettamente legale. Noi il 16 di novembre scendiamo in piazza per gli ospedali, per le scuole, per i trasporti efficienti. Moretti l'altro giorno ha scandalizzato Ferrentino, perché a Bologna ha detto che le ferrovie non sono più interessate al trasporto locale, lo facciano i pullman. Lo facciano gli autobus, non le ferrovie. E noi invece pretendiamo che questa ferrovia che abbiamo in valle, che è costata fior di quattrini, cioè fior di soldi nostri, sia efficiente, pulita, con dei trasporti dignitosi, non con dei treni che subiscono su un percorso di 45 minuti 78 minuti di ritardo, perché non ce n'è per nessuno in quel senso lì. Sono prese in giro. E poi il 16 di novembre noi scendiamo in piazza per la cura e la difesa del nostro territorio. Perché noi vogliamo difendere la nostra valle, ma vogliamo anche curare la nostra valle, curare il nostro territorio. Non può essere abbandonato, non si può tagliare su tutto, non si può chiudere i fondi ai parchi, non si può chiudere i fondi per la manutenzione del territorio, non si può, perché la natura si vendica. Non si può sprecare i miliardi in un'opera assolutamente inutile, tagliando le cose utili che creerebbero un sacco di lavoro dignitoso e serio. Per queste cose noi dobbiamo scendere in piazza il 16 di novembre. E allora io chiedo a questa assemblea di esprimersi su queste cose, di approvare, di modificare, di migliorare queste cose che abbiamo detto questa sera. Grazie.
la parola ai giovani, che sono la nostra speranza e il nostro futuro. Allora, come Comitato Giovani in OTAV chiaramente parteciperemo alla manifestazione del 16 novembre, come abbiamo sempre fatto. Quindi portando in piazza, nelle strade, le nostre motivazioni per dire no al TAV come studenti. Perché ci sono le scuole qua in Valsusa, come in tutta Italia, che ci crollano in testa. Per esempio anche solo qua vicino al Roberto Rosa ogni tanto cade qualche pezzo, oppure a Ulx qualche finestra. A Ulx la scuola costruita su una palude affonda e il riscaldamento non c'è, quindi gli studenti tante volte sono costretti a fare lezioni con i cappotti. E ci sono i buchi nella scuola nuova, le crepe, cose simpatiche insomma. Noi ci ricordiamo sempre che... esatto. Ci ricordiamo sempre che qualche anno fa al Darwin un ragazzo è morto perché non c'erano fondi per l'edilizia scolastica. E invece i nostri politici continuano a investire su opere inutili, 24 miliardi di euro per il TAV. Quindi scendiamo in piazza per dire no a questo spreco. E poi comunque noi dopo la scuola, dopo il liceo oppure un'università, pensiamo di andare a lavorare, no? Come tutti. Solo che qua in valle di lavoro non ce n'è, non ne troviamo. Il lavoro che troviamo è magari fare in un call center con un contratto a termine, a tempo determinato. E magari a Torino, quindi ci dobbiamo spostare, poi 300 euro al mese, quindi sfruttati, presi in giro. E continuano a fare quest'opera inutile. Dicono tutti che porta lavoro quest'opera, ma a noi non sembra che porti lavoro. Cioè, e poi in più, se porta lavoro, a quanto pare è anche lì a tempo determinato, come dice l'onorevole Esposito. A me sembra che in Val di Susa l'unico lavoro che ci... Quindi c'è tutti questi problemi è quello di organizzare lo spettacolo studentesco. Però per questa non è novembre, perché ci sembra importante che i giovani partecipino in prima persona a questa cosa. Quindi il 16 novembre chiaramente scenderemo in piazza, come già detto, e faremo quello che i nostri genitori e tutti voi ci avete insegnato. Quindi lottare, resistere, scendere in piazza e gridare forte no TAV. Allora do la parola a Maria. Qualche settimana fa è uscito il rapporto dell'Istat. In questo rapporto dell'Istat c'è scritto che un giovane su quattro tra i 15 e i 29 anni non ha lavoro e non ha nemmeno un percorso educativo. Questo è il futuro, questo è il presente nel quale siamo immersi. Ma non solo. Lo stesso ufficio di statistica ci racconta che non c'è nessuna prospettiva che le cose migliorino, ossia la disoccupazione è diventata un dato strutturale. Se poi andate a vedere le stesse statistiche, scoprirete che i ragazzi che lavorano 3 giorni al mese o 2 mesi all'anno sono considerati occupati. Scoprirete che ci sono migliaia di persone che non hanno né la pensione né lo stipendio, li hanno chiamati esodati e ci stanno mettendo una pezza ogni tanto per evitare che muoiano di fame. Gli hanno levato il lavoro, la dignità, il futuro, ma contemporaneamente hanno elevato l'età pensionabile all'infinito.
pur chiacchierando di solidarietà tra le generazioni. In realtà loro non hanno bisogno di noi, o per meglio dire, hanno bisogno di tanta gente messa al lavoro per salari sempre più bassi. Hanno negato con quest'ultima legge di stabilità, apriamo una parentesi, una volta si chiamavano leggi finanziarie, adesso le chiamano leggi di stabilità. In che cosa consiste la stabilità? Consiste nel stare dentro i parametri stabiliti dall'Europa, delle banche, dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Europea, da quelli che calcano le vite in termini di percentuali, di quelli che contano le nostre vite in termini di profitti. Nulla di tutto quello che invece abbiamo imparato in tanti anni di lotta, perché quello che questa lotta ci ha insegnato è stato che in primo luogo ci sono le persone, in primo luogo ci sono le persone che abitano un territorio, ci sono le persone che amano e curano un territorio, ci sono le persone che, amando e curando questo territorio, non ci stanno comode nell'Europa delle banche, non ci stanno comode nell'Europa della spending review, dove i tagli si fanno sulle pensioni basse, mentre sulle pensioni d'oro non hanno toccato un soldo, ancora una volta, nonostante tutti i moralismi di cui si ammantano. Questa è la situazione nella quale ci troviamo a vivere, questa è l'immoralità intrinseca e irriformabile della politica istituzionale, ed è di fronte a questa immoralità che noi ci siamo levati. Non abbiamo accettato un'opera inutile, dannosa, un'opera in cui dicono lavoro. Li vogliamo ricordare? C'è qui davanti a me un compagno toscano con il quale abbiamo avuto occasione di parlare del Mugello. Li vogliamo ricordare gli 83 chilometri di gallerie costruite nel Mugello? Sono costate una montagna di soldi, ma soprattutto sono costate un morto a chilometro, e con le condizioni nelle quali si preparano a lavorare nei cantieri anche qua, prima o poi succederà anche qui, prima o poi ci saranno delle bare, le prime bare, perché le altre verranno dopo, quando respireremo le polveri, quando ci ritroveremo ad avere a che fare con un cantiere mostro che è destinato a distruggere giorno dopo giorno le nostre vite, con delle discariche piene di porcherie che verranno dichiarate non rifiuti. I pesci hanno già cominciato a morire in clarea per le conseguenze di pochi metri di scavo. Sappiamo cosa ci aspetta, lo sappiamo, ci siamo alzati in piedi e abbiamo deciso di resistere, abbiamo deciso di dire di no, abbiamo deciso che le nostre vite non erano al servizio di questo sistema feroce che le macina come non valessero nulla. Lo stesso prezzo di quello dei 395 morti ammazzati dalle leggi razziste del nostro paese. E poi, di fronte a questo, il capo del governo che si inginocchia e piange, e poi va in Europa e chiede ancora polizia, e chiede ancora pattuglie, e chiede ancora militari. La stessa cosa che è successa qua. A Chiomonte oramai ci sono più soldati che abitanti, ci sono più truppe di occupazione che persone che ci vivono. Quando noi diciamo che questo è un territorio occupato, noi diciamo che questa è un'occupazione militare, noi diciamo che gli stessi che ammazzano in Afghanistan fanno 6 mesi lì e poi gli altri 6 mesi vengono a farli da noi, dopo aver fatto le prove in quel luogo. Noi siamo contro la guerra, siamo contro la guerra contro di noi, siamo contro la guerra che si sviluppa altrove, siamo contro la pretesa che la Marina Militare ha dichiarato che per ammodernarsi
ha bisogno di niente poco di meno che di 7 miliardi. E contemporaneamente questo governo, senza colpo ferire, tagliando da tutte le parti, ha deciso di rifinanziare ancora una volta le missioni di guerra all'estero. Nell'operazione Strade Sicure, quelle che per la prima volta hanno portato i militari, non soltanto in Valsusa, ma un po' ovunque nel nostro paese, si continuano a spendere ogni anno 60 milioni, 60 milioni per tenerci sotto controllo. Ma perché ci devono tenere sotto controllo? Perché continuano a schiacciarci con l'occupazione militare? Di che cosa hanno paura in questo paese in cui le statistiche raccontano che i reati diminuiscono di anno in anno? Di che cosa hanno paura? Hanno paura della nostra semplice dignità, di quella semplice dignità in nome della quale in questi ultimi tanti anni, ma io voglio citare soltanto gli ultimi, voglio citare soltanto da quando in quel maggio del 2011, quando hanno per la prima volta cominciato a cercare di attaccarci, siamo andati lì e abbiamo detto no, ci hanno pestati, ci hanno arrestati, ci hanno calunniato, tanti di noi sono stati feriti e rinviati a giudizio, tanti di noi sono stati incarcerati, hanno cercato di dividerci, hanno cercato di dire che c'erano degli buoni e c'erano quelli cattivi. E noi ogni volta le abbiamo dimostrato che eravamo tutti quanti insieme su quei sentieri di resistenza. Qualcuno era in prima fila, qualcuno era in seconda, qualcuno in ultima, qualcuno magari era a casa sua a dire di sì, ma eravamo tutti insieme perché tutti insieme siamo consapevoli che quello che vogliono da noi è che ci mettiamo tranquilli, che non facciamo più nulla, che ci limitiamo a dire di no, che ci limitiamo alla protesta formale. E noi alla protesta formale non ci siamo mai piegati, non abbiamo mai accettato che ci ridurci a meri testimoni dello scempio, a mere persone che dicono no quando il disastro avanza. Abbiamo voluto e saputo resistere. Ma non solo, abbiamo voluto e saputo resistere perché fra di noi c'è la consapevolezza che questa resistenza, anche nelle sue forme più radicali, anche quando si fa sabotaggio, anche quando mette a fuoco i mezzi delle truppe di occupazione, anche quando colpisce i collaborazionisti, le ditte mafiose, i collusi, i delinquenti, quelle persone che sono inquisite per l'operazione Minotauro ed entrano come gentiluomini all'interno di quel cantiere baciati ed abbracciati. Siamo tutti consapevoli che oggi, come tanti anni fa, il cammino della resistenza contro l'occupazione militare è sì illegale, ma è certamente legittimo, e la legittimità viene dal nostro essere popolo, che non è più solo il popolo della Valsusa, è il popolo resistente che in tutta Italia imbraccia le bandiere no tag per dire io non ci sto, questo non è il mondo dove io voglio vivere. Chiediamo che chi vuole intervenire si iscriva, per favore, grazie. Scusate la voce, un po' di raffreddo. Cerco di essere molto breve. Intanto dico che sono assolutamente d'accordo sulla manifestazione del 16, con le parole d'ordine che sono state in qualche modo declinate e spiegate da Alberto. Sono assolutamente d'accordo che si faccia a Susa. E mi permetto di chiedere veramente un impegno da parte di tutti affinché questa manifestazione, pur non essendo nazionale, pur non essendo, ma che diventi una grande manifestazione. Credo che sia stato detto tutto sulle motivazioni, però io vorrei... Scusa? Ah sì,
cercherò due minuti veramente. Due considerazioni di carattere personale. Abbiamo fatto molte manifestazioni in OTAN. Io credo che questa avrà qualche elemento di diversità, almeno per quanto mi riguarda. Il popolo è sceso a Roma, io non ci sono potuto andare, mi dispiaccio. Diceva ieri sera Lele, bussando alle porte dei ministeri, bussando alle porte del potere, ma non per farli uscire, proprio per farli andare via. E non per farli andare via soltanto, ma per farli andare via facendo prima che se ne vadano, lasciare giù quello che hanno preso, quello che ci hanno preso. E non dico in termini di soldi, in termini di libertà, in termini di dignità, in tutti i termini che noi conosciamo perfettamente, praticando questa lotta con grande fatica, ma con grande, come dire, impegno e soddisfazione da tutti questi anni. Io scenderò il 16 in piazza, oltre che per le cose che sono scritte su quel manifesto, anche per ribussare le porte dei palazzi in Valle di Susa e a partire di qua per farle andare via e perché lasciano qua quello che hanno tentato di prenderci. Questo per me è un punto fondamentale di differenziazione, cioè un passaggio che non è più soltanto dire non voglio la TAV, è evidente che non lo voglio, ma voglio anche che questo territorio, così come tutti i territori, abbiano la loro dignità e la loro possibilità di vita, se al di fuori di quelle logiche che anche ieri sera abbiamo, come dire, tristemente potuto osservare. Questo è il primo punto. Il secondo punto, e poi finisco, questa cosa l'avrei voluto dire un po' di tempo fa alla sera della fiaccolata, ma quel giorno lì avevo troppa emozione, troppa incazzatura, non l'ho detta. Il senatore Stefano Esposito, dopo pochi giorni dalle perquisizioni delle accuse di terrorismo, ha scritto su un certo profilo all'amico Sandro Plano, che adesso è andato via, ha detto: fa attenzione perché poi va a finire che i tuoi figli faranno la fine delle figlie di Casel, perché non mi conosce, sono Giulia e Martina. Io auguro al mio amico Sandro Plano, e non ho dubbio, conoscendo i figli di Sandro Plano, che questo avvenga, che facciano proprio quella fine. Io lo voglio dire perché sono veramente orgoglioso di Giulia Martina e di tutti. E di tutti quei ragazzi che ogni giorno si impegnano in questa lotta e nelle lotte fatte per la loro dignità, per non dover chiedere, per poter vivere con tranquillità senza dover sempre in qualche modo abbassare la testa, stare zitti e non dire niente. Noi da questi ragazzi prendiamo forza, li dobbiamo sostenere e li sosteniamo. E quindi questa roba qui la rimbalzo proprio l'onorevole Esposito. Io mi auguro che moltissimi ragazzi e ragazze in Italia facciano la fine di Giulia Martina e di altre decine di ragazzi e di ragazze qui, e come anche di persone un po' più attempate come sottoscritto e come persone qua presenti, in qualche modo possono affrontare serenamente le loro responsabilità per cercare di cambiare questo modo delle cose. Grazie. Allora la parola a Locatelli. Mi è capitato recentemente di discutere, di presentare un libro, Processo Sindacato, un libro che ricorda la vicenda dei 61 licenziati alla FIAT del 1979, sulla base di denunce e di accuse largamente prefabbricate dalla FIAT, che diceva: questi lavoratori vanno licenziati, vanno denunciati, perché protagonisti e fiancheggiatori di minacce, di violenze, di sabotaggi e addirittura di episodi di terrorismo. Quella denuncia e quel licenziamento per la Fiat doveva determinare un punto di svolta, quindi licenziamenti appunto di massa, accuse poi largamente dimostratesi totalmente infondate, ma appunto quello per la Fiat doveva essere un punto di svolta per ripristinare il comando della Fiat su quell'azienda. Allora, rileggendo quel libro,
Io ho letto quello che sta succedendo in questi mesi in questa valle, la campagna di linciaggio, la campagna di criminalizzazione, il tentativo di isolamento di questa valle rispetto al resto del paese, rispetto a una lotta che è una delle poche lotte che parla il paese. Dico questo perché io sono d'accordo con l'intervento che mi ha preceduto, che quella che si andrà a fare, e noi daremo il nostro contributo perché la manifestazione riesca, è una manifestazione importantissima proprio perché avviene a seguito di questa campagna di linciaggio e di denigrazione che ha caratterizzato queste settimane e questi mesi precedenti. E proprio per questo, lo dico rispetto al taglio, diciamo, della presentazione, condivido, ma venendo da fuori e comunque vivendo e partecipando alle vicende di questa valle, io pongo questo accento. Io penso che questa manifestazione, oltre a riaffermare giustamente il senso di compattezza e di unità di questa valle, deve essere una risposta al resto del paese, deve essere una risposta a questo tentativo di isolamento e di ghettizzazione, perché questa è l'operazione che sta venendo avanti, non quella di minare semplicemente l'unità e la compattezza che non è repentaglio di questa valle, ma di produrre un elemento di isolamento e di ghettizzazione come fu per la vicenda della FIA. Noi questo dobbiamo cercare di impedirlo e proprio per questo io pongo l'accento al senso di apertura, di relazione. È stata importante la manifestazione, diceva Nicoletta, di Roma, perché quello ha messo in rete diverse realtà, diversi movimenti, diverse situazioni che sono impegnate a livello territoriale ed è importante dare continuità a quel movimento, così come questa manifestazione che si terrà in Val di Susa, io penso che deve tentare di avere queste caratteristiche di apertura, non semplicemente quella di affermare un elemento di molto prezioso punto di unità che oggi non viene messo in discussione, ma di relazione esterna proprio per impedire che qui venga avanti un'operazione di isolamento e di ghettizzazione in questa valle. Noi lo dobbiamo impedire e su questo naturalmente noi daremo il nostro contributo perché non avvenga e per la riuscita di questa manifestazione. C'è qualcun altro che vuole prendere la parola? Hanno già detto altri interventi prima di me, il gioco è venuto molto evidente, ci hanno raccontato che con la TAV ci sarebbero stati grandi lavori, lavori per bene, lavori puliti, ma al di là della nostra critica rispetto alla TAV basta andare a vedere invece in quel cantiere cosa accade. In quel cantiere, se qualcuno riesce a parlare con gli operai che hanno meno paura, perché c'è veramente un clima di terrore, si vive in realtà un clima di terrore dentro quel cantiere. I contratti sono tutti contratti a termine, i lavoratori vengono cacciati fuori dopo brevissimo tempo, abbiamo anche scoperto che anche le cifre, Alberto, ti guardo perché ce ne siamo accorti insieme, sono cambiate di colpo, si sono raddoppiate e questo viene detto appunto dalle imprese quando incontrano i sindacati, i lavori sono tutti precari, i lavoratori che sono stati presi soprattutto arrivano da fuori, alcuni sono stati messi in alcuni hotel della valle e poi gli si è chiesto a loro, che è contro qualunque logica nel lavoro salariato e tradizionale, invece gli si è chiesto a loro di pagarsi la stanza in albergo, gli si è chiesto a loro di pagare il gasolio e tutto quanto. Quindi come alcuni siti insomma, di orientamento un po' sindacale, che pure possono poi avere posizioni anche diverse, ma comunque devo dire quelli che hanno pubblicato questi testi sono anche loro contro questo tipo di opera, denunciano in modo chiaro. Cioè quest'opera, oltre che danneggiare il nostro territorio, danneggia complessivamente tutti i rapporti dentro il movimento dei lavoratori, perché rende la situazione ancora più precaria. La loro modernità in realtà è precarietà all'ennesima potenza e sfruttamento all'ennesima potenza.
sentivo l'intervento che è stato fatto prima. Io arrivo da un paio di serate fatte in giro per l'Italia, una Verona, una Rovereto, alcune altre, qui ci chiamano come amici notà per sentire. E devo dire davvero, non facciamoci appunto delle volte spaventare dalla propaganda dei media. Ovunque andiamo in giro per l'Italia, semmai secondo me c'è un, cioè tutti ci apprezzano tantissimo, tutti ci chiedono di fare tantissimo, come io dico sempre a tutti, beh, però datevi da fare anche voi per darci una mano. Cioè, però questo cerchiamo davvero di capirlo, ovunque dove andiamo in Italia c'è forse un'aspettativa fin, dal mio punto di vista, fin troppo grossa nei confronti del nostro movimento. Io credo che questa manifestazione sia un segnale importantissimo, credo che però dobbiamo caratterizzarla anche in alcuni momenti della manifestazione. Per esempio, io credo che dobbiamo fermarci sotto l'hotel Napoleon e denunciare che lì ci stanno le truppe di occupazione, dobbiamo fermare il corteo davanti alla pizzeria dove vanno a mangiare i carabinieri, cioè, dobbiamo anche dare una serie di aspetti assolutamente tranquilli e non violenti, ma di critica per quello che sta succedendo, perché Susa, io ci lavoro, altri ci vivono, è veramente in una situazione tipo Belfast, per chi era stato in Irlanda in altri anni, davvero lei l'ha scritto su Facebook, ma è vero, cioè c'è una situazione di militarizzazione totale. Quindi i 16, tutti insieme, il movimento, le amministrazioni, per denunciare questa cosa. Da un altro punto di vista però lancio anche un appello, siamo partiti con questa campagna, oggi anche c'è di nuovo stata un'iniziativa, poi non so se qualcuno che c'era oggi pomeriggio la racconterà, fatta dalle donne Notav, di fronte a, è stata raccontata, ma sono perso io ero fuori. Però dobbiamo continuare da quel punto di vista lì, insomma, dove sono, quindi grandi manifestazioni di massa, però al tempo stesso riuscire a continuare questa campagna che stiamo facendo per dire che nel nostro territorio, non in un modo leghista, non in un modo, però nel nostro territorio, proprio per la situazione che si sta creando, vogliamo sapere dove stanno. E poi per chi ha visto la trasmissione ieri sera era veramente scandaloso, insomma, quando un imprenditore ben noto in valle dice che ha patteggiato su tutto, ma il patteggiamento vuol dire che sei colpevole, non vuol dire che sei innocente, quindi non lo so, ieri sera mi sembra che sia stato chiarissimo, magari con gli striscioni, con le manifestazioni sotto le dita e tutto, facciamoglielo sentire ancora di più. E poi il 16 cerchiamo di essere in tanti, sicuramente possono esserci, come tu prima lanciavi, anche contributi da altre parti d'Italia, ma sicuramente deve essere una manifestazione che caratterizzi molto la valle. La parola Gianluca. Ma io non ho molto da aggiungere, perché mi sembra che gli interventi precedenti hanno detto quasi tutto, dico solo due cose in più. Sicuramente credo che dobbiamo lavorare tutti per un'ottima partecipazione alla giornata del 16. Aggiungo alcune cose. Sono stato avvisato ieri che in quella data, praticamente credo con lo stesso processo decisionale che ci porta qua a partecipare a quella giornata di lotta, ci sarà anche una giornata importante in Campania contro il piano rifiuti, una giornata che si chiama Contro il biocidio, che ha visto insomma negli ultimi mesi, sostanzialmente dall'inizio dell'estate, una partecipazione che ha ripreso a crescere in tutti i territori campani contro il piano rifiuti che viene fatto in quella regione, con partecipazione diciamo diffusa e unitaria dei comitati che una volta lavoravano più su piani differenziati. Avevamo visto le battaglie a Chiaiano, a Pianura, a Taverna del Re, adesso si sta ricomponendo diciamo un percorso unitario in Campania. Credo che possiamo avere modo di dare anche un segnale esplicito di diciamo di contemporaneità e di un procedere assieme di quella che sarà la nostra manifestazione del 16 e quella dei campani contro il piano rifiuti che stanno subendo. Aggiungerei anche qualcosa su quello che ha già detto prima Nicoletta del 19, nonostante diciamo i profeti di sventura o il terrorismo psicologico che è stato fatto, è stata una manifestazione imponente
e significativa che dal mio punto di vista ha detto molto di più di quella della settimana prima di Rodotà, non per fare polemica, ma era evidente che c'erano delle umanità differenti e delle vitalità differenti in quelle due piazze. Credo che lì fosse il posto naturale del movimento Notav. Credo che quello che diceva prima Nicoletta rispetto al 20-21 prossimo, la firma dell'ennesimo e solito patto tra Letta e Hollande, si possa ragionare su una partecipazione di delegazioni del movimento a Roma. Compagni e compagne del movimento di lotta per la casa stanno lavorando per una presenza di presidio che faccia vedere che insomma il resto dell'Italia non è d'accordo con usare quei soldi pubblici per fare un'opera inutile. Ricordo che la manifestazione di Roma diceva una sola grande opera, casa e reddito per tutti, perché al di là della crisi c'è delle scelte politiche su come si destinano i soldi pubblici e la fiscalità generale. Credo che valga la pena organizzare delegazioni di uno, due, tre pullman, quello che sarà possibile per quella data, raccogliere magari anche le adesioni durante la giornata del 16. Dalla giornata del 19, da quello che ne è venuto fuori, è uscita anche una proposta di una assemblea dei movimenti contro lo stato presente di cose per l'8-9 novembre. Credo che anche lì sarebbe significativa insomma organizzare diciamo una presenza dei notar, perché è benvenuta e desiderata. Volevo ricordare a tutti che al fondo della sala, prima di uscire, se qualcuno non ha ancora firmato, c'è quel appello che abbiamo portato ai mercati, che continuiamo a compilare il più possibile anche durante le sagre che ci saranno le prossime domeniche, e poi vedremo di concretizzare anche la consegna di questa protesta, di questa petizione. Però la cosa principale che volevo dirvi è questa: ho partecipato con alcuni tecnici che collaborano con la comunità montana ad una iniziativa che avevamo già discusso con Mario Cavagna e con altri, e che in questo momento ci sembra abbastanza necessaria, anche alla luce di quei fatti che poco fa sono stati anche denunciati per la moria dei pesci, eccetera. Allora, è una cosa molto semplice: il territorio lo proteggiamo noi, non possiamo delegare ad altri questo controllo e questa vigilanza sul territorio, sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sanitario. A questo proposito bisogna anche coinvolgere gli amministratori e i sindaci in prima persona, che sono responsabili della salute dei cittadini. Però ognuno di noi può diventare una presenza importante di osservazione e di controllo su quello che sta succedendo. Ecco, stiamo cercando di formalizzare questo gruppo il più esteso possibile, che però non esclude nessuno e anzi chiede la partecipazione di tutti, per evitare che poi avvengano le tragedie del Vajont, che avvengano le tragedie dell'Eternit, eccetera. Quella cosa che sta molto a cuore, credo che debba stare a cuore a tutti noi, che è il principio di precauzione. Dobbiamo assolutamente prevenire queste tragedie e dobbiamo fare in modo che con dati alla mano davvero si possa fermare quest'opera prima che faccia disastri. Quindi stiamo diciamo mettendo in piedi questa cosa e cercheremo di formalizzarla e di farla sapere il più possibile, anche magari con delle campagne mediatiche mirate. Però fin da ora, ecco, stiamo con gli occhi aperti dappertutto, non solo attorno al cantiere, perché fra un po' tutta la valle potrebbe diventare un cantiere e quindi un disastro, e questo noi non lo vogliamo.
C'è qualcun altro che vuole intervenire? Allora, prima di lasciare intervenire lui, dico solo questo. A proposito di firme, ricordo che continua la nostra raccolta firme contro la militarizzazione, perché la militarizzazione non è certo finita. E volevo anche dire che un grande matematico di Susa ha fatto 4 calcoli, ci ha accusati di non aver pubblicato tutte le firme che avevamo dichiarato, ma in realtà non abbiamo potuto, perché avremmo dovuto se no comprare una seconda pagina della Val Susa, che non c'è stata. No, non ci sembrava il caso, perché non era così, diciamo, a buon prezzo, e abbiamo detto al grande matematico di Susa che la prossima volta chiederemo un contributo anche da parte sua. Prego. Marco. Grazie, io sarò brevissimo, però volevo mettervi o rendervi partecipi di un episodio che mi è capitato questa mattina. Ero nel profondo nord-est dell'Italia per lavoro e ho a che fare con delle persone abbastanza distanti dalle nostre posizioni, francamente. E la cosa che mi ha colpito, stranamente per la prima volta, una di queste persone, questa mattina, dopo una lunga chiacchierata proprio su Batav, mi ha detto: guardi, io sono molto lontano dalle vostre posizioni, ma non mollate. Non mollate, perché siete probabilmente rimasto l'unico esempio che in Italia viene seguito. Ma fate attenzione, perché rappresentate quello che il potere non si può permettere. Non si può permettere di avere cittadini informati, non si può permettere di avere persone curiose, persone unite, persone che sono solidali. Questo il potere non ve lo permetterà mai. Qualcun altro che vuole intervenire? Vabbè, se non c'è ancora nessuno, così poi possiamo anche avviarci alla chiusura. Nella realtà non è che vorrei fare proprio così. Sappiamo che sei abituato al microfono, ma adesso sì, però grande, è uguale. Sappiamo che sei abituato ad altri microfoni. No, dicevo, non è proprio un intervento, nel senso che un paio di cose, volevo solo anche da qui farlo, visto che l'abbiamo fatto già attraverso i siti e secondo me va sempre bene, ringraziare i ragazzi di Anonymous, che sono dei notav che lavorano su internet, che se lo meritano, che oggi hanno fatto la loro forma di lotta, come facciamo noi, oscurando i feed di Regione Piemonte, del Ministero dei Trasporti, che forse dovranno poi cambiare perché glielo tirano giù ogni 2 giorni, e quello dello sviluppo economico. Sono bravi loro nella realtà più che i tecnici del Ministero, e secondo me se lo meritano, questo era importante. Una seconda cosa che volevo dire, che c'entra molto con la manifestazione, con il periodo di adesso. Stiamo organizzando, non entrerò nel merito più che altro perché stiamo veramente organizzando un convegno che l'unica cosa che abbiamo trovato è la data, che sarà il 7 di dicembre qui a Bussoleno, un convegno che avrà come titolo Diritto alla resistenza nella valle che non si arresta, dove tenteremo di portare qui un pochino di esperienze di chi vive sotto la, ad esempio con la militarizzazione. Ci aveva colpito un articolo che aveva fatto Doriana paragonando Susa a Belfast, e quindi stiamo tentando di portare qui chi vive veramente anche quel tipo di militarizzazione in altre epoche, ed entrare in dei discorsi sulla giustizia dal nostro punto di vista, nel senso quello che stiamo vivendo, portando una serie di dati veri e reali dei procedimenti, del modo di comportarsi della magistratura,
e attraverso un po' di invitati, insomma, è un'idea di fondo andare a sancire due cose fondamentali. Uno, che ne parlavamo anche prima, c'è il nostro diritto alla resistenza, andando anche a specificarlo bene, persino a livello, insomma, costituzionale, visto che conosciamo quel tipo di argomento, però qui il diritto alla resistenza è un discorso che va oltre le leggi, credo. E allo stesso modo anche di lanciare la campagna per sostenere la nostra resistenza, perché comunque qua mi sembra chiaro che non è una trasmissione che ci salva la vita, ci dobbiamo attrezzare per il futuro, e quindi la resistenza la dobbiamo sostenere con fondi, con cose che facciamo e quant'altro. E quindi faremo questa cosa qua il 7 dicembre. Poi ci sarà una parte dedicata anche all'informazione, che avrà un precedente, che vabbè non è una cosa organizzata direttamente da noi, però ci sarà un convegno che inizierà a Torino, fatto da alcuni giornalisti, più Marco Revelli e Livio Pepino, che fanno nascere una sorta di, loro li hanno chiamato, gli abbiamo spiegato di cambiare nome, osservatorio, che non è il nome proprio giusto quando si tratta delle nostre cose sull'informazione. Anche qui provando, visto che siamo sempre accusati di demagogia, tutte le varie balle che ci sono sempre, fanno un lavoro veramente fatto bene analizzando ad esempio i giornali, come parlavano di noi nel 2005, come parlano oggi, come si è iniziato, come anche il livello dei reati, no? Si è iniziato da darci un reato di resistenza pubblico ufficiale fino a terrorismo, e man mano come vengono utilizzate le parole e come viene utilizzato il sistema dell'informazione per provare a reprimere la nostra lotta. Noi faremo un pezzettino all'interno di questo convegno, poi nella realtà organizzano questa cosa a Torino, che poi ci comunicheranno. Io non faccio parte di questo gruppo, quindi non so, però mi hanno chiesto di dirlo questa sera. Sarà sicuramente interessante, perché comunque va a schiacciare un nervo scoperto, perché persino chi fa quel mestiere in quel modo ha vergogna nel farlo, quindi probabilmente è utile quello di riuscire a dare qualche strumento in più a tutti. Sul resto, come dicevo, non volevo fare un intervento. La manifestazione, secondo me le cose importanti veramente sono, come sempre, tante, però la manifestazione lo è sicuramente. È sicuramente anche importante ribadire che il 19 ottobre è stato un passo importante, quello che diceva prima Nicoletta e poi Gianluca, che provare a darci uno slancio in più per far uscire veramente la valle e portarla nelle città, dovremmo fare attenzione, ci sono delle occasioni in cui questo si può fare. Quella era una manifestazione notave, non c'erano i notave, ed è un sintomo positivo perché ci si riconosce in noi, però noi dobbiamo imparare anche a usare le chance, avendo un pochino più di fiducia, no? Tra di noi, un po' meno paranoia, magari non facendoci neanche spaventare troppo dai giornali che critichiamo quando parlano di noi in un certo modo, però probabilmente le cose vanno anche fatte meglio, perché ci sia poi partecipazione e condivisione vera delle cose, visto che siamo abituati così. E bon, l'altra cosa è che, e finisco, è che visto che era quella una delle cose che mi dicevano tutti fuori, su ieri sera è stata una cosa particolare che nessuno credo si aspettava in questo modo, però il dato più importante, in realtà credo sia per me che per Francesco, è stato che mentre eravamo lì e si faceva quello che si doveva fare lì, nella realtà sono state tutte le email, i messaggi che ci sono stati prima, che ci hanno detto cosa dire, nel senso buono del termine, no? Che ci hanno detto cosa dire, ma la forza per farlo, e soprattutto le immagini e le parole della valle, non dei due notav che c'erano lì, ma di tutti i notav che c'erano nei video a testimoniare la nostra lotta, a partire da Luca ed Emanuela, a Celerina, insomma, delle cose che sono un pochino di più di quel prodotto informativo che ieri sera è stato venduto bene, altre volte è venduto male, però un po' di realtà è andata anche per una volta in televisione. Non è così che cambieremo le cose, però un piccolo passo secondo me in questo momento è stato fatto, però è tutto da girare intorno
alle nostre iniziative, cioè la manifestazione del 16 e farla veramente riuscire. Grazie anche per l'incoraggiamento. Ricordo a tutti che all'uscita c'è una cassetta in cui si prega di mettere qualche soldino, c'è una firma da mettere su un foglio, se l'avete già messa però non firmate un'altra volta, perché poi ci fanno le pulci, ci dicono che abbiamo messo due volte le firme di qualcuno. E se stiamo per far piovere, pazienza, vorrà dire che piove. Se non c'è più nessuno che ha niente da dire, bene. Allora, vogliamo solo dire che anche come Alta Valle c'è un'iniziativa, così vi invitiamo tutti, il 1° novembre alle ore 21 a Chiomonte, sala di Santa Caterina, con Alberto, Stefano Bortone e Mario Carvagna, e discutiamo insieme dell'opposizione e della lotta. Quindi tutti quelli, anche che non sono di Chiomonte ma che vogliono raggiungerci, siamo lì. Ciao. Ci saranno due altre assemblee di zona, tutte e due l'8 di novembre, la settimana prima della manifestazione, e tutte e due saranno fatte in contemporanea, una a Susa e l'altra o a Sant'Ambrogio o a Chiusa San Michele, non sappiamo ancora quale dei due raccoglie il testimone. Se ci dite poi dove andiamo, andremo lì, e quindi non ammassiamoci tutti da una parte, ovviamente qualcuno andrà a Susa, qualcuno andrà a Chiusa San Michele. Grazie a tutti, mi raccomando, da oggi, da questa sera, dobbiamo tutti lavorare per la riuscita massima di questa grande manifestazione. Ricordiamoci lo slogan: 15 novembre 2005 io c'ero, 16, l'ora è un po' andata, 16 novembre 2005 io c'ero, 16 novembre 2013 ci siamo sempre e ci saremo ancora. Grazie.